Buongiorno, siamo qui a Ortisei, a margine dell'ATP Challenger della Val Gardena. Siamo qui con Wolfgang Bank, direttore del torneo, e Alice Kaslatter, la nuova direttrice presidente del Comitato. Buongiorno. Buongiorno. Come mai questa divisione di ruoli quest'anno? Questa divisione dei ruoli, noi siamo partiti 16 anni fa con una struttura, con un'organizzazione dove questa suddivisione non era prevista. Dico che non ci siamo mai persi nel discutere o di vedere se era necessario fare questa cosa, anche se avevamo visto che in altri tornei c'era questa situazione dove il direttore del torneo non era il presidente del comitato organizzatore. Quest'anno abbiamo parlato, ho pensato che, visto anche che comunque parliamo di un certo impegno e una certa responsabilità, anche se comunque noi siamo un gruppo veramente collaudato, 15 persone che effettivamente danno l'anima per questo torneo, comunque in una certa parte va anche detto che la cosa probabilmente era necessaria, e così ho proposto questa suddivisione, e io sono convinto che per l'organizzazione stessa, per il torneo stesso, sarà un'azione, o diciamo una mossa, che sarà soltanto positiva, perché effettivamente ci possiamo suddividere un po' i compiti, dove effettivamente ci integriamo comunque perché ci sentiamo ogni giorno, abbiamo comunque da prendere delle decisioni insieme, però effettivamente penso e pensiamo ambedue che è la soluzione migliore per il torneo. Questa è la quinta edizione del torneo in versione Challenger maschile. Prima c'è stata una edizione dell'ITF femminile per più anni. È cambiato qualcosa dall'organizzare il torneo precedente rispetto a questo? Ma diciamo sì, abbiamo fatto 11 edizioni femminili e quest'anno è la quinta edizione del torneo maschile. Effettivamente qualcosa nell'organizzazione cambia, perché per esempio il raccattapalle nel femminile, nelle giornate dove si giocava la mattina, dove i nostri ragazzi frequentano la scuola, effettivamente non avevamo disponibili i ragazzi, e le donne nel torneo dovevano raccogliersi loro stesse le palline. Nel maschile non si inizia l'incontro se non ci sono raccattapalle, perciò questo presenta per noi effettivamente un problema, perché i ragazzi sono comunque a scuola e dobbiamo coprire questa funzione con gli adulti. Generalmente sono poi mamme che effettivamente si prestano a darci qui una grossa mano, perché come ho detto il torneo o le partite non partono se non ci sono i raccattapalle. Questo è una cosa che effettivamente ci ha un po' scombussolato nel discorso dell'organizzazione, no? Perché altri tornei lo fanno d'estate, effettivamente quando non ci sono le lezioni scolastiche questo problema non sussiste. Diciamo, se no le regole sono le stesse, ci si prenota in Italia ed è questa una decisione giustissima, non possono esserci due tornei nella stessa settimana, la stessa cosa valeva anche nel femminile. E niente, per noi nell'organizzazione effettivamente cambia qualcosa, perché nel femminile il prize money, cioè il montepremi, veniva pagato da noi in ufficio, e qui non, col maschile non è così, qui prendono i soldi direttamente dall'ATP tramite bonifico bancario, perciò è una cosa per noi anche più semplice. Noi versiamo all'inizio del torneo il montepremi e poi provvedono loro direttamente, meno soldi girano in ufficio e meglio è, perciò questa è una cosa che effettivamente noi dobbiamo tenere tutta la contabilità, noi dobbiamo effettivamente spedire a fine torneo tutto quello che riguarda i partecipanti e eventualmente incassare le multe che i giocatori hanno preso negli altri tornei, perché magari si sono cancellati troppo tardi. Allora ci sono delle sanzioni che effettivamente noi riceviamo comunicati, e quando paghiamo il prize money trattieni
l'entry fee, che sono questi 15 euro per partecipare al torneo, e poi vengono detratte le eventuali multe. Se no, bene o male, non ci sono grosse differenze. Noi ci siamo comunque, siamo maturati, abbiamo noi stessi provveduto dei miglioramenti nel tutto a 360 gradi, e penso che effettivamente siamo a buonissimo punto per quel che riguarda l'organizzazione. Ellis, questa è stata praticamente una promozione, nonostante ormai sono tanti anni che è dentro nel comitato organizzativo. Proviene da un'esperienza di marketing, perciò inserirà questa esperienza nel suo lavoro nel comitato? Ma diciamo così che forse da come Wolf me l'ha spiegato non emergeva molto bene che cioè io sono nel comitato organizzatore dal secondo anno, il primo anno l'ho fatto dalla catapale in campo, quindi proprio ho iniziato dalla base, e anzi anche giudice di linea ho fatto, quindi tutto. E poi sono passata nel comitato organizzatore, ci sono ormai da 15 anni, ho seguito ogni crescita che il torneo ha fatto, e negli ultimi anni effettivamente ho preso in mano pian pianino vari compiti che magari prima erano stati fatti da un'altra persona o da Wolfgang, e quindi ho già fatto dei passi dentro questo lavoro di presidente, che poi quest'anno è stato fissato sulla carta, che effettivamente Wolfgang mi ha chiamato e ha chiesto com'era la mia opinione sul fatto di suddividere questi due compiti, e io posso capire benissimo questa sua proposta, perché ovviamente come ha già detto lui, in tutti i tornei sono due le persone che fanno questi due compiti, lui l'ha sempre fatto da solo con tanto di cappello, perché veramente è un grandissimo impegno, e sono contenta se potrò anche in futuro magari levargli qualche pensiero in più, che si può concentrare proprio sulla parte tecnica del torneo, che già lì c'è tanto da pensare. Adesso ci sarà un rapporto più diretto con i giocatori, cambierà qualcosa? Sì, si cercherà anche per quel che riguarda il futuro di avere queste possibilità di contattare dei giocatori. Quest'anno l'abbiamo già fatto, perché noi in questa settimana siamo tre challenger importanti in Europa, di cui uno è Bratislava, che ha una dotazione maggiore, in effetti, anche se si va a vedere adesso l'iscrizione, lì ci sono i giocatori, diciamo, più bravi, non dico, perché poi alla fine, se andiamo a vedere chi sono le prime due teste di serie, cioè il numero uno e il numero due, siamo noi i primi anche rispetto a Bratislava. Comunque loro hanno 8 top 100, noi ne abbiamo attualmente 4. Quello che sicuramente si può fare, perché c'è anche il torneo, un nuovo torneo francese che gli altri anni giocava due settimane prima, adesso si è spostato nella nostra settimana. Ciò significa che siamo in tre. Il torneo francese ha un montepremi di 64.000 euro come il nostro, perciò lì ci sono poi delle situazioni dove devi cercare di contattare i giocatori, e così abbiamo anche fatto, cercando di convincerli di venire in Val Gardena a giocare. Ci sono giocatori che non preferiscono giocare in altura. Noi qui, per noi sembra logico e normale, siamo a 1100 metri, 1150 metri qui a Roncadizza. Ci sono giocatori che sopra i 400 metri non gli piace giocare. Faccio un esempio molto chiaro, cioè il Masters 1000 di Madrid. Madrid sta a 800 metri, e effettivamente, se andiamo a vedere i giocatori bravi che devono, i top 50 devono giocare 8 tornei su 9 Masters 1000, effettivamente ci sono alcuni che non giocano a Madrid. Perciò è una situazione dove cerchi magari di fare anche delle proposte, che anche un giocatore può prendersi anche il suo allenatore, i loro ospiti, cerchi di fare delle proposte che poi hanno anche già quest'anno portato a dei risultati interessanti, e questa sarà un'attività che si cercherà in futuro di rafforzare. Poi gli altri aspetti per un direttore del torneo è cercare l'armonia con tutto quello che si aggira attorno al campo, cioè ci sono i giudici di linea, ci sono dove comunque abbiamo un capo arbitro che li gestisce, però poi
cercare di rafforzare anche questo aspetto e anche il rapporto con tutti loro. C'è il supervisor, ci sono i giudici di sedia e ci sono i raccattapalle e diciamo tutto quel che riguarda il buon funzionamento del torneo stesso. Cercherò di dare appunto quello che sono sempre riuscito, quello che ho provato in tutti questi anni di cercare di fare meglio, perché posso dedicarmi anche un po' di più, mentre Alice poi cercherà nel contesto tutto quello che è il resto per l'organizzazione anche del comitato stesso, per tutti i volontari che ce ne sono circa 100 che ci danno una mano, perciò c'è da fare, sicuramente il lavoro non manca e comunque credo che anche quest'anno ce la faremo con l'esperienza che abbiamo avuto in tutti questi anni. Questo torneo è incastrato, diciamo, a metà fra le due stagioni, l'estiva e l'invernale qui per Ortisei. È una scelta tecnica o è un peccato, diciamo, per la valle? Ma sicuramente si può definire una scelta tecnica in vari aspetti, un peccato non direi, perché sicuramente non è un periodo in cui c'è turismo in valle, è un periodo, è brutto dirlo, ma un periodo morto per il turismo qui in valle, però comunque è una bellissima occasione per portare fuori dalla valle il nome della Val Gardena in un contesto sportivo diverso che non è lo sci o fondo, diciamo sport invernali in generale. Quindi comunque è a livello di pubblicazione di uno sport che qui ha una lunghissima tradizione e del nome Val Gardena una bellissima occasione. Per quanto riguarda la scelta tecnica, ovviamente come ha già detto Wolfgang, ci sono vari aspetti da considerare, per esempio altri tornei che si trovano in determinate settimane e così via, che vanno, possiamo dire, un po' in concorrenza col torneo nostro se hanno lo stesso montepremi e così via. Sono scelte che poi fanno i giocatori in base a vari elementi. Noi ci siamo spostati a fine stagione appunto per riuscire a trovare magari ancora gli atleti che cercano di fare gli ultimi punti della stagione per, diciamo, finire con un determinato ranking la stagione del tennis. Bisogna dire che ovviamente un grande motivo è stato Andrea Seppi, e sicuramente per noi avere Andrea Seppi al nostro torneo è stato un passo da gigante, perché non vuol dire che prima non abbiamo avuto giocatori a livello altissimo, perché abbiamo sempre avuto sia nel femminile che nel maschile tanti top 100 che sono venuti qui a giocare. Abbiamo avuto con Wozniacki addirittura una giocatrice che era qui da noi e poi è diventata numero uno del mondo, quindi si vede il livello che rappresenta la Val Gardena a livello del tennis. Però ovviamente pubblicare o poter presentare un giocatore come Andrea Seppi, che per molti è l'unica occasione per vederlo giocare live qui in Val Gardena, per noi è stata una grandissima fortuna, e avendo visto questa possibilità, mettendoci in un determinato periodo dell'anno, abbiamo ovviamente optato anche in questa direzione. Poi bisogna dire che in quegli anni noi ci siamo trovati a febbraio a fare il torneo, negli anni del femminile dove abbiamo fatto una settimana il torneo nel mese di febbraio, ci siamo ritrovati sì con più turismo e più giro di gente, si può dire, però ci siamo anche ritrovati con tante difficoltà per quanto riguarda la gestione degli alloggi per i giocatori, che non è facile gestire la situazione, visto che abbiamo giocatori che arrivano, partono dopo un giorno perché perdono già le qualificazioni, oppure addirittura ci sono giocatori che vengono qua, pernottano una volta, una sera, per vedere se riescono forse a entrare nella qualificazione, quindi varia molto la prenotazione delle stanze e varia in base ai risultati di gioco che fanno i vari giocatori, e ovviamente a febbraio è una cosa praticamente impossibile perché abbiamo dovuto andare in tutta la valle a recuperare le stanze, facendo sì, contribuendo ai prenotamenti della Val Gardena, ma ovviamente avendo anche un grandissimo lavoro in più nella gestione dell'alloggio. Invece adesso a novembre abbiamo la fortuna che abbiamo l'Hotel Albion che ci dà una mano per quanto riguarda questa disponibilità, quindi l'abbiamo come albergo ufficiale per i giocatori e abbiamo la possibilità di far alloggiare lì i giocatori tutti insieme anche nella stessa struttura, come è abituale nei tornei in giro per il mondo. Vi faccio un'ultima domanda: vi è dispiaciuto rinunciare al torneo femminile per
partire con il challenge maschile? Ma io direi dispiaciuto no, per noi è stato, almeno da come io l'ho vissuto in tutti questi anni in cui facevo parte del comitato organizzatore, si è sempre cercato di fare dei passi in avanti. Ovviamente la struttura così com'è non permette di crescere più di tanto nel montepremi del torneo, e effettivamente nel femminile ci siamo ritrovati un po' a un limite del non potevamo andare oltre. E quindi è stata presa questa decisione, questo passo di dire proviamo ad andare avanti con un torneo maschile. Come già spiegato da Wolfgang, ci sono degli elementi più facili, altri meno facili. Sicuramente è stato per noi un cambiamento, però devo dire anche a livello professionale dell'organizzazione del torneo abbiamo fatto negli ultimi anni dei passi grandissimi, che considerando come abbiamo iniziato nei primi anni a organizzare il torneo, sempre organizzato alla perfezione, però ovviamente con mezzi molto, molto facili, molto amatoriali, ormai siamo arrivati a un livello che per questa struttura era già abbastanza alto. E questo grazie a un comitato organizzatore con 15 membri che si impegnano al 1000 per 1000 per questo torneo e che ci mettono proprio l'anima. E quindi non direi che ci è dispiaciuto, però è stata una scelta per fare dei passi in avanti. Direi che per questa intervista è sufficiente. Grazie mille a Jessica Slatter e a Wolfgang Wanker per la collaborazione. Buon torneo soprattutto. Grazie mille. Grazie.